Siamo con Pino Buscema, uno storico calzolaio. Pensate che questa attività parte dal 1950. Siamo a Pinerolo in via Vigone e Pino ci ha chiamati per raccontarci una situazione estremamente particolare. Anche per lui sono arrivate le batoste dei costi di energia. Pino, che succede? Niente, è il discorso che da quando c'è stato il problema energetico, noi calzolai, diciamo, di seconda generazione, avendo l'incollatura a caldo, serve una specie di vulcanizzazione, si chiama polimerizzazione, lavoriamo anche con temperatura e con i forni, quindi per scaldare le suole, quindi abbiamo anche le forme elettriche, quindi vanno a caldo, tutto ormai elettrico, e quindi i costi sono aumentati tantissimo. L'energia a noi ci è arrivato delle batoste di 300-400% in più di quello che pagavamo prima. Quindi sì, 400% in più. 400% in più. E adesso stiamo per risolvere questo problema, stiamo chiudendo i pomeriggi, quindi rimaniamo aperti solo il venerdì pomeriggio, tutto il giorno, diciamo mattina e poi pomeriggio non come prima, solo però gli altri pomeriggi chiusi. Così risparmiamo il riscaldamento, risparmiamo la luce. Abbiamo cambiato il contratto, anziché 9 kW abbiamo portato a 4, e quindi riduciamo le spese, il neon l'abbiamo messo a LED, abbiamo fatto dei lavori per recuperare un po' di soldini e non aumentare anche tanto più di tanto i prezzi. Poi mi dicevi che in via Vigone Sì, molte attività molte hanno attività. chiuso, Sì, è ha vero? chiuso il bar, era mio fratello tra l'altro. Poi c'è stata la panetteria, sia quella in punta, sia tutte e due le punte, diciamo, sia quella vicino la rotonda e sia vicino al passeggio Livello. Poi si è anche spostato alcune attività, si sono spostate perché non c'è parcheggio, diciamo, ecco. Quindi il costo Costi, costi, dell'energia sì. è micidiale. Sì, hanno portato purtroppo tante attività a chiudere. Dammi un numero di una bolletta. Sì, Allora, una bolletta, io penso che come prezzo. Allora, certo. pensa che io pagavo sui 150 euro, mi sono arrivati sui 600 euro Di cosa? Da di luce, solo di luce. 150 a 600. 600, sì. Riscaldamento 3.800 euro di riscaldamento. contro. Conto prima sui 1.800 E allora la soluzione qual è? Facciamoci coraggio, più o meno. Chiudiamo riduciamo il 3.800, le ore. Ma non molliamo, andiamo avanti. sì. 3.800 devo pagarlo adesso. La padrona mi ha dato la possibilità di pagare le rate, ringraziando Dio, però siamo arrivati a questi livelli qua di gestire le cose così, chiudendo un po' il rubinetto un po' dappertutto, ecco.